Gentili telespettatori di TRG, a voi una cordiale buona serata, benvenuti all'appuntamento con il nostro TRG Plus, questa sera dedicato all'Alta Valle del Tevere. Castellana Ecclesia è stata presentata stamani, è una collana di studi promossa dall'Archivio Storico Diocesano di Città di Castello, in cui la diocesi crede, la diocesi ricordiamo. Si parla di una diocesi che è una tra le più antiche al mondo e che ci ricordavano proprio stamane, 1550 anni fa, dall'attestazione del suo primo vescovo. L'iniziativa è stata possibile di portare avanti questa collana, quindi Castellana Ecclesia, grazie alla tipografia, l'editrice Pliliana di Selci. È uno storico stabilimento tipografico fondato nel 1913 e da molti decenni specializzato nella realizzazione di libri e riviste di storia ed edizioni di fonti documentari. Attualmente la Pignana è anche un editore di libri e riviste di storia e con distribuzione attraverso le librerie e le reti internet. Noi questa mattina ci siamo recati alla presentazione di questo documento della collana, un primo volume che è stato realizzato dal Francesco Banconi. Si tratta di un saggio di questo studioso di storia della musica, dal titolo di questo saggio Cantando a Dio di cuore, la restaurazione della musica sacra in Italia tra 800 e 900. Vi diamo le interviste con il responsabile di questo comitato scientifico che è diretto proprio da Andrea Ciortek, e naturalmente anche dal titolare della Pliniana, l'imprenditore Giorgio Zangarelli, che è il presidente della editrice La Pliniana. Buona visione. Castellana Ecclesia è una collana di studi promossa dall'Archivio Storico Diocesano di Città di Castello nel 2015, anno in cui la diocesi tra le più antiche del mondo ricordava i 1550 anni dell'attestazione del suo primo vescovo. L'iniziativa è stata possibile grazie alla sensibilità dell'editrice Pliniana di Selci, lo storico stabilimento tipografico che è stato fondato nel 1913. Siamo con il presidente, quindi con queste iniziative insieme alla diocesi, continua questo rapporto importante anche per la qualità dei lavori che riuscite a fare, naturalmente, la tipografia pliniana. Ma diciamo che noi, forse perché proprio questa attività l'ha fondata 103 anni fa il parroco di Selci, manteniamo, come dire, questo filo, no? Filo rosso che ci unisce fin dalla istituzione. Lei pensi che noi già nel 1922, per questo abbiamo una copia, si stampava la rivista del Foro Veneto. E quindi anche continuiamo, adesso noi collaboriamo con istituzioni religiose come la Pontificia Accademia Pro Vita, Archivio Segreto Vaticano, Centro Storico Benedettino, questo per dire le istituzioni ecclesiastiche, logicamente abbiamo anche rapporti con case editrici. Ma abbiamo raccolto, diciamo, con soddisfazione questa intuizione di Don Andrea, il direttore dell'archivio storico, di dare corpo a questa collana. Questo è il primo numero, perché Città di Castello, io dico sempre, una miniera. Mancano i minatori, che sarebbero gli studiosi. Anzi, io auspico che Città di Castello sia istituita una scuola di archivistica, no? Medievistica, perché noi abbiamo ancora i registri vescovili che sono appena stati graffiati. E quindi andrebbero studiati, perché la civiltà di una nazione si misura anche con la capacità di conoscere la propria storia. Quindi noi siamo entusiasti di editare questa nuova collana. Ecco, ricordiamo anche che voi naturalmente avete tutte le nuove metodologie in azienda, no? Digitalizzazione e tutto quanto, però riuscite a mantenere questa stampa comunque di pregio. Sì, noi abbiamo all'interno istituito un museo proprio, fra l'altro collegato con il sistema nazionale a cui siamo associati, in cui diciamo abbiamo la memoria, no? Di come si faceva il libro una volta, i caratteri di legno. Pensate, abbiamo matrici in cirillico, lituano, in greco antico, eccetera, eccetera. Macchine per far mettere
aziende perfettamente funzionanti, qual è la cosa che contraddistingue la nostra azienda rispetto alle altre? Forse, non è che siamo i più bravi, che noi abbiamo mantenuto le figure professionali pur inserite con la nuova tecnologia. Il proto, per esempio, non ce l'ha più nessuno, è una figura fondamentale. Forse è per questo che siamo in grado di poter fare con le nuove tecnologie testi molto complicati, per dire, no? Ecco, questa è la nostra specificità. Piccola è sempre stata la Plignana, fra l'altro la Plignana è indirettamente rimasta l'unica erede del grande Scipione Lapi. Ricordiamo quindi questa collana che parte con questa prima primo lavoro di Francesco Banconi, ma che vuole andare avanti. Sì, ma fra l'altro Don Andrea è un grande studioso, non so se voi avete la percezione, ma ha molto spessore. Poi nel corso della conferenza stampa presenterò anche altre edizioni che noi facciamo e presenterò anche un titolo che Don Andrea sta concretizzando per la collana Italia Sacra. Ecco. Il primo numero della collana Castellana Ecclesia raccoglie uno studio del professor Francesco Banconi dedicato alla riforma della musica sacra in Italia e in particolare alle sue ricadute nella diocesi di Città di Castello tra 800 e 900. Sono però in corso già altre ricerche, in particolare la più avanzata è quella sulle scuole ecclesiastiche, la cultura religiosa tra 200 e 400 in Alta Valle del Tevere, e un'altra molto interessante sulle visite pastorali del XIII secolo, perché il nostro archivio storico diocesano raccoglie alcune delle più antiche visite pastorali che si conservano in Italia, a partire da quella del Vescovo Matteo, che va dal 1239 dal 1229 al 1231. Quindi ecco, questi studi costituiranno i prossimi numeri della collana. We'll be right back.